Buongiorno amici di YouTube, bentornati sul mio canale, i migliori suggerimenti di Antonella. Oggi è giovedì, dopo essermi lavata, truccata, vestita e tutto, è pronta con la mia Lane, perché come vi sto dicendo non la sto mollando perché davvero è comodissima. Stamattina vado a spedire il quadro che deve partire per Frosinone, un altro quadro, e poi mi recherò a fare la spesa stamattina, di modo che sabato mattina siamo un po' più liberi perché è San Valentino e andiamo a vedere qualcosa con mio marito, perché appunto il venerdì non si riesce perché lui esce sempre tardi dal lavoro e quindi è impensabile. Piccolo pensierino, perché tanto pensavo appunto di prendere il braccialetto di Tiffany, ma in realtà non è che mi interessi più di tanto e quindi abbiamo optato per un'altra cosa. Preferirei comunque usare i soldi per andare in Sardegna un 15 giorni, infatti adesso da Pasqua fino al ponte di maggio. Che dirvi, vado appunto a spedire il quadro, stamattina faccio un vlog con voi. Non so se vi piace il mio look, questo è un maglione di Trussardi, caldissimo, davvero molto molto comodo, con il collo alto, perché stamattina la giornata è bella e metterei su il mio giaccone di pelle vecchissimo col collo di volpe. Ve lo faccio vedere se volete, e ho su, vabbè, la mia splendida collana di Tiffany che mi regalò mio marito 4 Natali fa, con l'anello in combo, in un'asta 7 anni fa, molto molto bello, su eBay. L'ho preso proprio ad un prezzaccio, ragazzi, perché come voi sapete la pelle costa tantissimo. Viene da Napoli, dove ci sono tutti i laboratori artigianali della pelle, e il collo è un collo vero di volpe, molto bello. Questo secondo me è bellissimo perché sta bene con i pantaloni cropped, praticamente quelli un po' corti, ecco, e date le temperature, insomma, in questi giorni secondo me è l'ideale. Basta mettere sotto appunto un bel golf pesante, caldo, e siete a posto. Ci vediamo dopo con il vlog, ciao ciao. Sono in garage, adesso mi preparo appunto per andare in posta a spedire il quadro che vedete dietro praticamente alle mie spalle, e dopodiché ci dirigiamo per andare a fare la spesa. Eccoci qua, siamo arrivati alla posta di Varallo, adesso entro e spedisco. Ormai spedisco quasi tutti i giorni, devo dire, però mi accumulano i lotti, quindi forse così è meglio, così faccio una spedizione alla settimana e mando via 2 o 3 quadri alla volta, quindi per me è meglio, perché così vado in posta insomma una volta sola. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta a spedire il pacco. Ho avuto una breve discussione con la posta di Varallo perché non me lo volevano accettare, figuriamoci, li spedisco tutti, così ne spedisco circa una 50 in un anno. Vuoi che non so come si spedisce il pacco? La carta craft è fatta apposta per i quadri, quindi è perfetta. Quindi mi sono dirottata sulla posta di Castelletto, me l'hanno accettato ovviamente, perché è giusto, io li spedisco sempre così, e adesso manderò il tracciamento al cliente, dopodiché il pacco arriva domani, perché ho fatto una spedizione rapida in un giorno, così insomma gli arriva anche subito ed è più contento, anche perché così aggiorno poi il punteggio con l'asta online. Adesso mi dirigo al supermercato, vado a fare una breve spesuccia e poi vado anche al Lidl, ci vediamo dopo. Eccomi qua, spesa fatta, mi sono dimenticata di farmela dentro nel supermercato, pensavo di non avere la macchina, invece ce l'avevo. Comunque ho fatto una ripresa col cellulare, magari riesco a farvela lo stesso. Adesso carico in macchina. Guardate la genialata di mio marito, che mi ha suggerito di mettere praticamente il gancio, ed è vero, perché così la spesa non va in giro e resta ben ferma. Io non sapevo che servivano per quello, pensate, avevo la macchina e neanche lo sapevo. Vabbè. Ritorniamo a casa, dopo vi mostro quello che ho acquistato da Lidl, perché sono andata da Lidl perché comunque ogni tanto io vado a Lidl perché mi trovo davvero bene, tanto quanto l'Esselunga, ci sono dei prodotti ottimi. Ritorniamo a casa con la mia bellissima Lane, guardate che bella che è al sole, è favolosa questa borsa, davvero molto molto bella. Da alternare a quella bianca che ho preso, è davvero graziosissima, mi sa.
Ok, procediamo con svuoto la spesa. Sì, si sta saltando. Allora, vedete i sacchetti dell'Esselunga, ma io sono andata al Lidl. Guardate come sono dimagrita, guardate la cintura, che è pazzesco, guarda che sono davvero... Sono 62 kg adesso, ancora un chilo, anche due magari, dai, riusciamo ad arrivare a 59. Allora, svuotiamo. Allora, sono andata al Lidl perché c'erano un sacco di offerte. Ho preso quindi Pet Benefit per la gattina, per pulirgli il manto ogni tanto. Due pacchetti di spaghetti, pasta di Gragnano trafilata al bronzo, doppio rinforzo di dischetti, le chiacchiere per mio marito, poi la Camilla, il sandwich toast, ok? Poi ho preso questo Unstoppable per il bucato, non so come sia, che profumo sia, c'era un tre, io ho preso questo. Poi ho preso due saponette cremose al miele della Sienne, che sono fantastiche. I Doriano, ho preso i crackers Doriano salati, a mio marito piacciono molto, so che sono veramente molto buoni, non avevo più crackers, quindi ho preso questi. Poi gli spinaci in foglia. Poi il grana grattugiato, poi ho preso le noci e un pasto da Apache chili con carne, ok. Poi le fragole per San Valentino, le carine, la cosa a forma di cuore, i petti di pollo, il filetto di petto di pollo, che io li mangio spesso, la tartare, delle mele disidratate per fare a merenda senza andare a ingrassare troppo, le cipolle bianche per fare una zuppa di cipolle. Io vado spesso al Lidl perché mi trovo bene tanto quanto l'Esselunga. I romanelli, poi due mozzarelle, quindi sono quattro perché sono due da 125, ok. Poi le mele Golden Smith, quelle verdi, che sono buonissime, mi piacciono tantissimo. Poi i fagiolini, il Calgon per la lavatrice, poi ho preso il coniglio, il trancio di tacchino, la fesa di tacchino, che magari farò al forno, ancora dei petti di pollo, le patate piccole da fare col coniglio, perché a me piacciono, le prendo sempre di due misure, quelle piccole le uso da fare al forno perché cucinano praticamente subito, invece quelle grandi per fare le patatine fritte, il purè, insomma, e quant'altro, la salsa concentrata, i cubetti per accendere il camino, il brodo già pronto, che è comodissimo, poi i sacchetti dell'umido e l'Irish butter. Ok, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Sono fuori da stamattina alle 8:30, mezzogiorno, quindi adesso metto a posto tutto, poi comincio a preparare qualcosa da mangiare. Vi aspetto la prossima sul mio canale, molto presto riceverete un bellissimo video delle scarpe che vi avevo promesso. E ci vediamo presto e vi abbraccio, alla prossima, ciao ciao!